Ti consiglio di vedere assolutamente questo video perché ci sarà un esperimento mondiale. Spaccherò questa tavoletta con le mani, per cui aspetta un attimo. Ho paura di sbagliare nella comunicazione. E perché? Perché? Perché ci devi credere? Non credo di farcela, ho bisogno di essere motivato. Ci devi credere! Ogni sito di crescita personale classico, ogni motivatore classico ti dirà che ci devi credere, perché se non ci credi non ci riesci. Anche i super guru esperti, quelli esperti in spaccaggio tavolette, spezza frecce col collo, ti dicono che ci devi credere. Ti dicono che devi concentrarti, devi entrare nello stato, negli States. States of America? No. Devi entrare nello stato d'animo giusto. Insomma, ci devi credere. C'è qualcosa di male in questa frase? No, non c'è niente di male, sicuramente. Però un problema c'è, perché un conto è vincere, ad esempio, il campionato di calcio con la PlayStation. Un conto è giocare il campionato di calcio. Per cui delle volte rischiamo anche di trovarci con una delusione, perché ci sentiamo forti nell'aver fatto qualcosa, però poi la vita, quello che incontriamo, funziona in modo assolutamente diverso. Ovvio che ti serve un atteggiamento positivo, per carità, ma non dobbiamo esagerare. Dobbiamo sapere quando ci sono dei limiti, quando ci sono degli errori. Siamo bravi in alcune cose, in altre meno. Accettare alcune cose, diventare piuttosto consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti. Riuscire a guardare la paura negli occhi, affrontarla. Ti dicono che devi pensare sempre positivo, ma non funziona così. Piuttosto devi vedere sia l'aspetto positivo e anche alcuni aspetti negativi. Invece di ripeterti ci devi credere come se volessi coprire con una coperta il problema. Non c'è niente di male a pensarla così. Possiamo sicuramente avere delle idee diverse, però se la pensi in questa maniera, continui ad affidarti a che cosa? Alla probabilità, alla speranza. Perché dici ci devo credere, ma non stai effettivamente guardando le cose dal punto di vista concreto, reale, come funzionano davvero. Perché serve buon senso nel capire dove e in che modo possiamo approfondire. Servono le competenze e soprattutto occorre disciplina. Allora, voglio vincere la maratona di New York, non voglio più pagare le bollette. Tu dici che se spacco la tavoletta ci riesco? Sicuro? Vado? No, aspetta, aspetta. Devo entrare nello States, negli... Ah!